l'Inter di Herrera e Moratti si sta avviando a vincere il suo primo scudetto, ma la strada è ancora lunga. Il 24 marzo 1963 c'è l'ostacolo derby da superare. Il derby da quando si gioca era una partita sentita per tutta la settimana precedente e forse anche quella successiva. Derby sono sempre derby, sono partite straordinarie, sono partite magiche, sono partite che tutti i tifosi sentono di più e anche naturalmente i calciatori. Io ero cresciuto alla scuola di Benito Lorenzi, di Giuseppe Meazza, che ti dicevano che la partita più importante della tua vita è il derby, perché essere primi nella tua città, loro dicevano, a volte Meazza diceva, nella tua ringhiera. Io ero alla una delle prime partite che giocavo e in porta al Milan c'era Ghezzi, Giorgio Ghezzi, che era stato portiere dell'Inter negli anni 50, ha vinto due scudetti, che io conoscevo perché allora con mio fratello Lorenzi ci portava allo stadio, il giocatore dell'Inter Lorenzi. E allora per me giocare contro, era soprannominato il kamikaze Ghezzi per le sue uscite spericolate, il primo che usciva in tuffo sui piedi dell'avversario, eccetera eccetera, per me era un idolo, era un dio, era... e trovarmi a giocare contro era una cosa, mai avrei pensato di potergli far gol. Invece palla al centro di Giacomo a me, io a Suarez, corso Suarez a me, pum, gol. Un giocatore che al suo primo derby ci mette 13 secondi per fare un gol è sicuramente un predestinato. Fine partita, vado a salutare Ghezzi e gli do del lei. E lui si arrabbia. Come mi dai del lei? Adesso siamo compagni, giochiamo contro, siamo sullo stesso campo, mi devi dare del tu. E poi ricordati, hai fatto gol perché hai sbagliato a tirare. Allora io... al momento mi ricordai che dopo ogni partita lui non prendeva mai la colpa dei gol, la dava sempre a qualcuno, o al difensore o al centrocampista che non aveva chiuso, cioè era un suo modo di scaricarsi, no? E allora pensai, vedi, anche invecchiando i giocatori rimangono sempre uguali. Poi andando a casa alla domenica sportiva vedi il gol, avevo sbagliato a tirare, cioè io volevo calciare da destra verso sinistra, la palla mi saltò male, mi andò sull'esterno del destro e si infilò sul palo alla sinistra del portiere. Lui aveva intuito quello che io volevo fare, si era spostato dall'altra parte, quindi non poté parare. Cioè, per dire che tante volte, no, non, in campo non ti rendi conto bene di quello che fai, però aver fatto gol al Milan dopo 11-12 secondi senza che loro mai toccavano la palla, mamma mia, quella sera io ero in alto, nei cieli che vagavo, non ero per terra. Forse già quel giorno lui capì e i tifosi dell'Inter capirono che la sua storia, la storia di Mazzola nell'Inter sarebbe stata una storia piena di soddisfazione e di successo.